Buongiorno. Oggi in realtà è lo stesso giorno in cui state vedendo questo video e non so bene ancora cosa succederà. Cioè, ho dei programmi ma non so. So solo che questo video uscirà fra qualche ora. Però ora vado a pranzo da mia nonna. Stonks. C'è un tempo della Madonna. Metto un sacco a disagio vloggare nel nulla perché tipo ora mi appare qualcuno e penso ma che cazzo fa questo e parla, che si riprende mentre parla. Vabbè, fatto sta, oggi parliamo del mio quarto paio di Airpods. Ecco, appunto sta arrivando una macchina. Ok, è passato quarto paio perché primo paio Natale 2020, Natale 2020 durati fino a agosto 2021 quando le ho perse. Quelle sono le uniche che ho perso per colpa prettamente mia. Cioè proprio fatto io del tutto a cazzata. Mi sono caduto dalla tasca di Bermuda e cazzata. Secondo paio agosto del 2020, aprile del 22. Come sono finite? Me l'hanno suate. Terzo paio maggio 2020 fino maggio 2022 fino a ottobre 2022 tasche dei pantaloni lavatrice. Questo paio deve durare troppo, almeno un anno deve. E no, però magari fanno un attimo, va bene, io le ho perse, ho fatto tutte queste cacate, però effettivamente perché adoro gli AirPods, le cuffie, la musica, un po' tutto. Voglio fare un discorso, non faccio troppi discorsi generali perché poi, come ho fatto un video sul cinema, che non è un granché, perché ho parlato di troppe roba, ora preferisco essere più specifico, ma essere un po' più chiaro. Ciao, guardate che meraviglia. A me è sempre piaciuto fare musica, ascoltare musica, tutta questa roba qua. E niente, quindi appassionato sempre stato al mondo Apple, cioè sempre stato da un po' di anni ormai. Mamma mia, come passa veloce il tempo. E primo paio di AirPods è stato il mio primo prodotto Apple nuovo. Scioccante. Cioè, prodotti Apple nuovi proprio non erano neanche così tanti, perché alla fine l'iPhone, questo qua che ho in mano, è il primo nuovo. Prima erano sempre presi ricondizionati, usati. Il resto è tutto con una sola vita, tranne le AirPods, che siamo già alla quarta, quindi non è che ho tante esperienze di Apple Store. Fatto sta che quindi prima cosa le AirPods, cioè io considero che ascolto musica 24 ore su 24, se no ascolto podcast su YouTube, se no ascolto cose, quindi per me le cuffie sono tipo la vita. E primo paio, io le usavo all'inizio con iPhone 6S, poi con iPhone XS, poi ho perse, poi ho ripreso a Milano sempre in Apple Store. Intanto questo qua da ottobre a ora, quindi un po' di mesi, comunque quasi 5 mesi, 4 mesi, no di più, è stato il periodo in cui ho ascoltato meno musica, perché di solito ho sempre riprese, mentre mi sono proprio reso conto che ho camminato meno. Io di base vado a correre e camminare solo quando le ho, quando ascolto musica, quando ascolto qualcosa. Infatti ho sempre preso a mia mamma quando uscivo a camminare, a fare cose. Prima le prendeva lei a me, poi le abbiamo regalate per il compleanno. E effettivamente ero io che le ciulavo a lei. Mi sono venuti a recuperare. Ok, non so come mi vedete, penso male, però... Ehi, hey. AirPods. Le vedete qua sul tavolo. E questo sono il nuovo paio, ovvero le... Io, secondo me, e ora è un'altra riflessione che volevo fare in questo video. Queste sono le due. Le altre due paio che vi ho raccontato, come me l'hanno usato, me l'ho perso, quindi non c'ho. Queste sono quelle, sono finite le lavatrice, no, non vanno. Il case si accende la luce se va, ma non va. Invece apri quelle nuove, anche se io le ho già aperte perché ero lì, le ho aperte. E ora non riesco più a richiuderla, però questa è la scatola. Ormai penso che l'unboxing delle AirPods ce ne sono migliaia di milioni su YouTube. Quindi vabbè, design by Apple in California.
solite cose, ce ne ho 25 di scatole di AirPods, però ho design by Apple in California, non so in realtà se si vede, sì. E secondo me le AirPods 2 che sono queste, che non so neanche se sono quelle che hanno il case con la ricarica wireless o no, però vanno più che bene ancora dopo 4 anni sono passati. Ma secondo me le tre sembrano più scomode. E poi non hanno tutto, cioè ovviamente se avessi potuto prenderle le avrei prese, le avrei provate comunque, perché sono appassionato. Però per qualsiasi persona, per quei 100 euro di differenza, che sono 60, prendete assolutamente queste. Le due vanno più che bene. Anzi, aspetta, per continuare l'unboxing io vorrei allestire il tavolo. Comunque stavo dicendo che vanno bene per tutti. E questa cosa fa un po' youtuber serio, quindi mettere tipo un iPod qua, che poi non so neanche se si vedono. Qui la scatola dell'iPod Shuffle, non si vede come si fa il Shuffle. Un altro iPod. Ovviamente tutti non miei, perché io non ho neanche nato. Qui abbiamo, aspetta, attenzione. 29 euro di EarPods. E poi vaffanculo. E nulla, quindi possiamo tornare a parlare di AirPods. Apriamole. Sì, ho già visto. Wow, e qui ci sono le cuffie. Erano ovviamente con la plastichina solita. Tra l'altro vi volevo fare una dimostrazione. Dove sono le altre? Vai. AirPods, luce. Queste sono le AirPods nuove. Queste sono le AirPods usate. Ma per tutti, non è che sono io che le... cioè, anch'io ci metto il mio. E no, per me come sound vanno ancora bene, ovviamente hanno dei bassi potentissimi. Queste sono quelle nuove, quelle vecchie, queste sono quelle vecchie, sono graffiatissime, queste sono quelle nuove, oh, guarda, belline, sono lucide, ancora per poco. Però per me hanno ancora un sound perfetto, tranne appunto questi bassi che sono un po' il punto debole, ma ci faccio caso io perché posso dire di saperli riconoscere, ma per la maggior parte delle persone non penso ci siano così tante differenze. Ora dovrò rimettere a posto tutto questo setting che ho creato per fare questo video del canale. E mi sento un botto tipo Basic Apple Guy su Twitter, che faccio queste cose piene di iPhone cose. Però aspetta, sono già altre cuffiette, ce l'ho. Allora vorrei fare un po' appunto Apple, cioè letteralmente sono più alte le scatole delle AirPods rispetto a quelle degli iPhone, cosa un po' strana forse. E niente, quindi finalmente posso tornare ad ascoltare musica. Ah, e riguardo alle AirPods Pro le trovo scomode, almeno alla prima generazione non le amo. Ammazzatemi. Ora, tipo, questo video deve uscire tra qualche ora, pensavo, cioè, ma ringraziatemi, cazzo, questo video va male.